Lisa è la nuova vettura che si è aggiunta alla gamma Citroen. Il suo posto è tra la LN e la GS, un modello quindi destinato ad una clientela molto vasta. Una vettura tutta da scoprire non solo in fatto di soluzioni stilistiche o tecniche, ma anche per le numerose innovazioni finora mai viste su una berlinetta. Il piccolo Andrea, nessuna parentela con André Citroën, fondatore dell'azienda, certamente non sa che la Visa è disponibile nelle versioni Special e Club con motore bicilindrico di 652 cm cubi e Super con motore di 1124 cm cubi. A lui poco importa che la Visa sia una berlina 5 porte a trazione anteriore. Il suo interesse è sollecitato dal fatto che si tratta di una nuova automobile. Vuole scoprirla, conoscere i suoi segreti, piccoli o grandi che siano. La sua attenzione viene catturata dal cruscotto, la cui concezione è ispirata agli stessi principi che hanno condotto alla realizzazione del cruscotto della CX. Utilizzare cioè i vari comandi senza togliere le mani dal volante. Alla sinistra del volante è stato sistemato un cilindro detto satellite. In basso il comando delle luci di posizione. Anabaglianti, abbaglianti e lampeggio. Nella parte centrale quelli per azionare gli indicatori di direzione e l'avvisatore acustico. Questa serie di pulsanti invece servono ad azionare le luci rosse antinebbia, luci di emergenza, la spia di funzionamento della luce per il livello dell'olio freni ed usura pastiglie, il ventilatore a due velocità, il lunotto termico. In alto i comandi per il lavavetro e il tergicristallo. Inoltre, sotto il satellite, il comando regolazione altezza fare. Notare inoltre il portacenere. La luce per l'illuminazione dell'interno. E più in particolare la grande abitabilità che, grazie alla quinta porta posteriore e al sedile posteriore pieghevole, viene sfruttata in maniera tale da fare della Visa un veicolo dai molteplici usi e particolarmente pratico. Il piccolo Andrea, alla vista del proprietario della Visa, cerca di scappare. Ma ormai è entrato in confidenza con la vettura e vuole restare. E ci resta infatti più che contento. Visa, un'automobile dalla linea molto pulita, con le dimensioni esterne molto contenute. La lunghezza è inferiore ai 3,70 m.
urti a scudo in plastica con assorbimento piccole urti fino a 4 km all'ora e con inseriti fanali rossi antinebbia montati su supporti elastici ammortizzanti. Un volume interno molto ampio. L'originalità della plancia e soprattutto del satellite, che raggruppa la maggior parte dei comandi necessari alla guida vicinissimo al volante, rappresentano, oltre che una soluzione stilistica di gran pregio, anche un contributo notevole per la sicurezza. La diffusione, in numerosi punti, dell'aria calda e dell'aria fredda, che non trascura nemmeno i posti posteriori, che risultano così ben riscaldati o ventilati a seconda delle necessità. Abbiamo detto dei due motori che equipaggiano le versioni Club e Super. Sono motorizzazioni che ancora una volta ripropongono la qualità delle scelte tecniche della Citroën. La prova l'abbiamo mettendoci in marcia al volante della Visa. Quello della Super misura 1124 centimetri cubi, sviluppa 57 cavalli a 6250 giri, consente una velocità massima di 144 km orari. L'altro, il due cilindri raffreddato ad aria, ha una cilindrata di 652 centimetri cubi. Eroga una potenza massima di 36 cavalli a 5500 giri e permette di raggiungere i 124 km orari. Particolarmente ricca su tutte le versioni, la dotazione di serie. Troviamo il lunotto termico, il tergilavavetro posteriore, i fanali rossi antinebbia, il tergicristallo a due velocità, i fanali bianchi per la retromarcia, il dispositivo per la ripartizione dell'aria calda anche per i posti posteriori. Citroën Visa, veramente, dunque, un'automobile senza frontiere. La versione Club rispetto alla Super di maggior cilindrata, sia esteticamente che all'interno dell'abitacolo, presenta finiture simili. La differenza sta tutta nel motore. Un motore bicilindrico raffreddato ad aria, che oltre ad avere un albero a tre supporti con conseguente diminuzione di vibrazioni e quindi di rumori, l'albero a cam con un profilo speciale che permette di ottenere un'eccellente coppia ai bassi regimi, è dotato, novità assoluta per una berlinetta utilitaria, della cosiddetta accensione elettronica integrale. Quali sono i suoi vantaggi? Non ci sono più regolazioni da effettuare dal momento che sono scomparsi spinterogeno e puntine platinate. Tutti i contatti sono soppressi, quindi niente usura, cosa che permette di mantenere stabile nel tempo l'anticipo. Il grado di anticipo corrisponde esattamente ai bisogni del motore e questo si traduce in un rendimento migliore del motore, in una riduzione del consumo di carburante, in un miglioramento della coppia a basso regime, in aumento delle prestazioni, in minore inquinamento e ancora la grande energia disponibile alle candele permette delle migliori partenze a freddo e anche con batteria semiscarica, infine lunga vita delle stesse candele. La Visa ha perciò le carte perfettamente in regola per affrontare nella sua categoria una concorrenza molto agguerrita. È una sfida che la nuova francesina propone volentieri sul terreno dell'affidabilità, del confort, delle prestazioni, dei consumi.